Abitando in mezzo al mondo. Allora, lei è il presidente della cooperativa? Sì, sono il presidente della cooperativa Solidea, che è nata nel 2004 e svolge assistenza per gli anziani, disabili nel nostro ambito del C2 che si riferisce a Casal di Principe e Comune Limitrofi. Senta, che cosa è successo? Il Comune è inadempiente rispetto ai pagamenti? Oltre che nei pagamenti, anche nella gestione amministrativa proprio burocratica, in quanto abbiamo avuto un affidamento nel marzo 2011, abbiamo assunto circa 30 dipendenti, hanno lavorato fino al 27 ottobre e a tutt'oggi, oltre ad aver licenziato tutti, gli anziani sono senza assistenza e noi siamo senza prendere una lira, anzi un euro, dal marzo. Cioè, i lavoratori hanno preso percepito lo stipendio fino a quando? I lavoratori hanno preso lo stipendio anticipato dalla cooperativa fino a giugno 2011, qualcuno anche luglio. Poi economicamente non abbiamo più potuto mantenere gli oneri e abbiamo dovuto sospendere ogni pagamento. Intanto anche gli anziani sono senza assistenza oggi. Praticamente da luglio dell'anno scorso non abbiamo, io insieme ad altre operatrici, non abbiamo più percepito nessun stipendio continuando a lavorare. Ovviamente a ottobre la cooperativa non era più in grado di sostenere i pagamenti nei confronti delle operaie e quindi ha dovuto licenziare. Nonostante le nostre pressioni, insomma, nei confronti della cooperativa, perché noi siamo andati avanti e indietro telefonando eccetera, ovviamente la cooperativa non ci può liquidare quelle che sono le nostre aspettanze, perché a sua volta il Comune di Casal di Principe non paga gli oneri alla cooperativa. È stato istituito un commissario prefettizio proprio per far sì che tutta questa situazione venisse risolta. Purtroppo ad oggi, nonostante le varie pressioni da parte della cooperativa nei confronti del Comune di Casal di Principe, non ha avuto nessun riscontro positivo. Ho mandato ripetute lettere al commissario, non ho avuto risposta. Le operatrici hanno mandato delle email, nessuna risposta. Stiamo qua perché vogliamo qualche spiegazione. Quindi il Comune non dà risposta? No, assolutamente. Fino ad ora nessuna risposta? Niente, abbiamo le email, tutto qua, tutto protocollato, soprattutto dal Comune. Cioè avete inviato delle richieste di spiegazioni? Sì, il 27 febbraio, persino alla Procura della Repubblica, che a tutt'oggi non ci danno nessuna risposta. Adesso siete qui al Comune per quale motivo? Vogliamo vedere il commissario se ci dà qualche risposta in merito alle email che non ha risposto, a questa lettera, a qualcosa, insomma. Quindi è un atto democratico rispondere ai cittadini, voi siete qui per reclamare visto i vostri diritti. Lui rappresenta la legalità a Casal di Principe, ce la dà qualche risposta, visto che ci sono tutte queste persone comunque che prestano me? Molte volte è stato detto alle nostre operatrici che hanno chiesto al Comune che la cooperativa aveva incassato. Chi? Non so, penso in amministrazione, penso alla ragioneria, ufficio di piano, non so precisamente chi. Noi abbiamo lavorato e abbiamo diritto ad avere i nostri soldi. La cosa ancora strana è anche perché i soldi non li avevamo per adesso. Gli altri sindaci dell'ambito non intervengono per dire scusate, c'è di assistenza che non viene fatta. Non è solo un problema di Casale, penso che anche gli altri sindaci hanno questo problema, anche gli anziani hanno questo problema, ma in realtà non viene posto. Bambini diversamente abili che sono da soli. Vabbè, forse il Comune sta individuando altre realtà per garantire questa assistenza. Può darsi, ma il problema è che io non vedo questa assistenza, non vedo che viene fatta. Stiamo parlando da ottobre, la settimana prossima inizia aprile, sono 6 mesi. Penso che stiamo parlando di persone anziane che hanno difficoltà, non stiamo parlando di uno che è autonomo e quindi può gestire la vita propriamente. Sì, lei stava dicendo, lei è andata al Comune. Non io personalmente, comunque è stato detto che i soldi erano stati presi dalla cooperativa. E abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro, camminandomi così. Prima cosa, diciamo, io posso solo informarmi, ma non prometto nulla, perché io posso promettere quello che rientra nelle competenze delle sue mie, competenze, e che quindi io posso firmare e risolvo il problema. Perfetto. Qui invece io non ho dei poteri diretti, per cui il massimo che posso fare è cercare di informarmi se mi dicono la verità,
che qui ci sono le persone, voi sapete che all'ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere di dicembre 2011, quindi parliamo di 3 mesi fa, non di 100 anni fa, sono state arrestate 7 persone qui al comune. Quindi figuriamoci se quelli che sono del comune per funzioni che devo svolgere io già non mi posso fidare, figuriamoci se mi posso fidare di persone che sono di un altro etnico. Aspettiamo un paio di settimane, così può essere che si sia insediato questo benedetto commissario regionale, e così io chiedo a lui. E intanto lei appura un po' la situazione, se è veritiera quello che ci ha detto il nostro. Andiamo prima di Pasqua, però, commissario. Tra 2 settimane il 4 e il 5 di aprile ci possiamo rivedere. Perfetto. Va bene? La ringrazio. Il commissario è stato soddisfacente? No, no. Per niente? No. No. Non è stato soddisfacente? Quella soddisfazione ci ha dato. Sempre la solita soluzione. Ma voi avete fiducia nelle istituzioni? No. No, no. Dove stanno le istituzioni? Lei me lo deve dire, lei, dove stanno le istituzioni? Dove sta? Ce lo chiediamo. Perché chi mi ha preso in giro? Cioè io ho lavorato. Chi è che l'ha preso in giro? Sì. Grado. Io quando sono venuto qua, date giù, ci sta la determine, tra fine febbraio avrete i soldi. Dove stanno i soldi? Grado chi è? Aspetta, è il dirigente dell'ufficio di Cano. Anche perché penso che si poteva prendere qualche impegno molto più oneroso. Poteva tranquillamente chiedere alle persone che si fidava, o le persone che dicono che lui non si fida, o sostituirle o cambiarle. Sì, non è possibile che viene una persona a questo commissario dalla regione, deve iniziare a capire, ci verranno altri 5 mesi. E io per questo ho detto, allora appura prima la situazione che, di cui tu hai parlato, ma a quel punto ci deve dire, lui è un commissario, il commissario, certo. Quello è il ruolo, il suo ruolo, e vedere quali sono le inadempienze di questo benedetto comune. Yeah, papà di 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 papà